Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm siamo a Voci nell'ombra e incontriamo Simona Chiodi, dialoghista, presente in questo evento così importante. Simona, la prima cosa che ti voglio chiedere è: quando hai iniziato a entrare in questo mondo del doppiaggio in una veste, diciamo, più non di attrice, ma che in qualche modo deve anche molto conoscere il mondo attoriale? Sì. Io principalmente mi occupo di dialoghi e il mio percorso è un percorso, diciamo, un po' particolare, perché io sono laureata presso l'Università di Ginevra in traduzione e interpretariato, e un mio docente all'epoca dell'università, Giancarlo Marchesini, insomma, un grandissimo traduttore e linguista italiano, mi chiese di partecipare al primo master indirizzato a figure professionali come le mie, per indirizzarli verso il mondo del doppiaggio e quindi imparare l'adattamento cine-televisivo. Questo accadeva 20 anni fa, esattamente nel 2003. Quindi dopo 20 anni, eccomi qui, insomma, Voci nell'ombra, ed è stato un percorso, esattamente 20 anni, perché 2023, insomma, è stato un percorso sicuramente non facile per certi versi, ma ricco di soddisfazioni, insomma, in continua sfida anche con se stessi. Sì, vabbè, allora, sì, prima di tutto, insomma, auguri per questo ventennio di lavoro bellissimo. Vogliamo anche spiegare, no? Il lavoro del dialoghista è molto importante, perché in qualche modo l'adattamento, no, anche dei dialoghi è fondamentale, perché arrivano da un'altra lingua in cui magari lo slang è diverso, il modo di dire è diverso, e quindi bisogna non solo fare una traduzione, ma anche, appunto, adattarla ad un dialogo che sia comprensibile e comunque comune. Certo, è fruibile. Le difficoltà sono, diciamo, diverse. Dal punto di vista linguistico, ovviamente, è il genere che la fa da padrone. Una serie spiritosa, divertente, con battute, penso a Bob's Burger, di cui curo i dialoghi, ho curato anche il film cinema lo scorso anno, se non vado errata, è una serie in cui bisogna ovviamente far divertire un pubblico italiano, quindi bisogna trovare il gioco di parola giusto, la battuta che sia comunque aderente alla scena in quel momento, e trasporre un po' una cultura. Però, insomma, si sa, l'audiovisivo è un po' la narrazione di una finzione, quindi, diciamo, c'è anche una predisposizione del pubblico a credere, no, in determinate scene che magari non appartengono proprio alla nostra cultura, e quindi, diciamo, una prima difficoltà è quella. Una seconda difficoltà è che nell'adattamento dialoghi, penso poi propriamente al sync, quindi, no, cercare di, vi faccio un esempio semplice, una frase molto semplice dal punto di vista traduttivo, insomma, non felice, però mi viene questo adesso: your dad is dead son. Io non chiudo mai le labbra. In italiano sarebbe: tuo papà è morto bambino pieno di labiali. Quindi una frase da un punto di vista traduttivo, come dicevo prima, molto semplice, per l'adattamento va completamente rielaborata. E un'altra difficoltà è quella che il dialoghista è uno, quindi si trova in una polifonia di voci, perché in un film ci sono, non lo so, l'avvocato, quindi con il suo gergo legale, per di più americano, con un altro sistema, no? Civil law, common law, un altro sistema giuridico, quindi con anche difficoltà traduttive. Poi magari c'è l'assassino, il killer, c'è la mamma, il bambino, quindi noi diamo voce a una polifonia di voci, ed è sempre lo stesso, diciamo, lo stesso dialoghista che si occupa di questo, per di più in tempi sempre più compressi, perché l'industria del cinema e dell'audiovisivo corre tanto veloce quanto la nostra epoca ormai digitale e tecnologica. Questa è una difficoltà in più. Bene, allora ti ringrazio di essere stata con Voci.fm. Grazie a voi, grazie infinite. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su Voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.